Gwenda e io ci godevamo la prima gita, beati di quell'odore di macchina nuova. Forse lei si vedeva già in una Rolls Royce, ammirata e invidiata dal mondo intero. Sì, non eravamo soli nella nostra bella macchina. Che avrebbe detto Gwenda quando si sarebbe accorta del disastro fatto da Pretty? Pretty, il cucciolo, era stato un mio dono sorpresa a mia moglie. Un dono sbagliato. Ogni giorno me ne convincevo di più. E anche Pretty. Buongiorno. Il pieno, per favore. Sporca bestiaccia. Hai visto cosa ha fatto? Non ce lo voglio nella mia macchina, non deve entrarci più. Non è una sporca bestiaccia, è solo una bestiolina che deve essere educata. Da chi? Quando te l'ho regalato sembravi contenta. Non lo ero. Non ho rifiutato per non dispiacerti. Lo regaleremo a qualcun altro. Intanto fallo scendere, bisogna pulire. Se quest'uomo ha uno straccio... Ha uno straccio? Certo. Ma che bisogno c'è di farlo scendere? Ormai... Buttalo fuori. Aspetta, gli metto il guinzaglio. Pretty! Vieni qui, Pretty! Ma io... Pretty... L'uomo fu gentile. Non ripulì l'orina sul sedile, ma ripulì la strada di quel mucchietto di roba insanguinata che fino a un attimo prima si era chiamato.